Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Prima di iniziare il video vi volevo consigliare una cosa, ovviamente per i possessori di Xbox One: un kit di ricarica Energizer, che dovrebbe essere una stazione di ricarica alla fine. Come potete vedere vicino qui nella telecamera è una specie di, diciamo, mobile, non mobiletto ragazzi, una stazione dove vengono appoggiati due joystick Xbox One in parallelo e ovviamente si ricaricano. Ragazzi, ovviamente questo kit costa, se non sbaglio, sui 34,90€, quindi 35€, e comprende, oltre alla stazione, anche due pile a litio. Due pile a litio che, alla fine, se ci pensate, facendo l'acquisto singolare di ogni pila a litio che vende l'Xbox One nel suo pacchetto ufficiale, che costano 23€ l'una, 23 più 23 fa 46, quindi risparmiate un pochettino di soldini per comprare qualsiasi altra cosa. E come potete vedere, ragazzi, vi danno anche lo stipettino. Io ovviamente l'ho messo su quello di Titanfall. Io ho uno stipettino Energizer, ovviamente ingrandirò sempre l'immagine con i tre, con i tre pezzettini dove fare contatto per poter ricaricare la batteria a litio. Ragazzi, c'è tutto, è veramente utile, e la batteria ovviamente è molto buona, se non sbaglio da 1200 1400 mAh. Quindi abbastanza dura sulle dovrebbe durare sulle 40 ore, c'è scritto, ma boh, non lo so. Per adesso mi sta durando abbastanza. Quindi ragazzi, partiamo subito, andiamo su Trova Partita e cerchiamoci una bella... ovviamente ragazzi, facciamoci un altro paio di partite su Devastation. Eccoci ragazzi, siamo su Anarty, vediamo un attimo che arma prendere. Ovviamente prendiamo l'Honey Badger, silenziato, perché è sempre così, vabbè. Senza mirinotti, senza mirino, ovviamente reflex, col calcio e con caricatore aumentato per avere un caricatore maggiore, per avere più possibilità di uccidere l'avversario con un solo colpetto. Allora, sicuramente... agua. Dai! No! Peccato, erano in tre! Li uccidi tu? Grande! Grande, vai! Oh cazzo! No! Mi hanno ucciso! Porca puttana! Peccato! Vabbè! Almeno l'ho fatto esplodere la macchina, non so neanche come. Ma l'ho fatta esplodere, ragazzi! L'ho fatta esplodere! Grande cagnolino! Allora, siamo già 9-2, ragazzi. Buono così. Questo qua esce piano piano. Dai! Oh! Il mio cane è cattivo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Guarda, guarda. Ma come cazzo si mettono, si stronzi? Vabbè, vabbè, vabbè. Dai! Grande cagnolino, bravo! Dai, chiamiamo un altro bambino, va. Vieni, cagnolino. 14-3 ragazzi, stiamo già facendo molto bene. Dai, ma che cazzo, ma porca puttana, ma che cosa fate voi? Come giocate, anzi? Bello, sono incastrato in una roccia grande. Grande, va a cagare, ce n'è uno lì sopra nella rampa. Il Vennon è persona che bush punitivo, è normale. No, ma stai un po' zitto, per piacere. Zitto. Dove sei? Questi. Zitti due secondi. Oh, così non parlate. Guarda, ma qua come cazzo giochi? Chi è shot, be, stronzo? Questo è il modo di giocare di questi stronzi. Allora, ce n'è uno lì su? No, non ne vedo. Basta. No! Cane di merda! Non è che lottano tra cani, no. Beh, credici? No, dov'è? Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Oh! Ma dove? Dai, ma questo cane mi segue in lungo e in largo. Porca puttana, 22-6 ragazzi. No. Che palle. Allora, sono tutti qui sopra, quindi se noi ci mettiamo in questa posizione, ragazzi, faremo un botto di kill. Headshot, bitch! Sì, col lanciare razzi sto stronzo. Vai tu. Sì, uccidili tutti tu, vai. Grande. Nessuno, sicuramente sconti lì.
Però noi non andiamo perché ci sono già i nostri compagni. E c'è un fumogeno enorme. Quindi aspettiamo ancora. Facciamoci un altro giretto. E poi ce n'è uno col mitragliatore. Vaffanculo. Allora, 26-8. 26-8 e dobbiamo continuare a tenerci sotto a questa cazzo di media. Ma ne esce qualcuno, guardate. Sono certo, dai. No, da dietro, cazzo! Falcom alleato attivo. E mori, grande! Un altro che vuole prendere la valigetta? No. Dai, un altro. No! Sì! Affanculo, nasconditi! Falcom attivato. Grande cagnolino, grande! 34-9, ragazzi! Sono morto un po' più volte, però chi se ne frega. Cristo, lì MS, no! Ma vaffanculo, 35-10, sono morto 10 volte, porca Eva! Dai, va bene. La coltella grande! Mamma mia, che sono riuscito a applicare la coltellata in rapidità! Guarda, gattoni camminando! Cristo! Non ci credo, non le vedo queste cazzo di bombette, eh! Ma cosa vuoi fare? Oh, guarda! Merrick, ma cosa mi combini? Camperi tutto! Ci camperi là! Guarda! 40-11, ragazzi! 40-11! Sono morto un po' più volte, però... Chi se ne frega, abbiamo fatto un partitozzo veramente tattico. E mi sa proprio che ce ne facciamo un'altra a questo punto. Dobbiamo aumentare. Anzi, siamo già a livello 60, ragazzi. Proviamo a salire un altro po' di livello, giusto per magari prendere qualche altro punticino e salire magari di prestigio. Cosa impossibile, anzi cosa impensabile proprio. Beh ragazzi, mi tocca lasciare la prima partita a 40-11 perché dopo sono capitate veramente cose terribili su Call of Duty, veramente terribili, del tipo che ovviamente mi si mette a laggare la partita lagga che è una bestia, io non riesco a sparare, vedo le cose in ritardo, gli avversari mi accoltellano come se fossi minchia del cazzo di burro, del tonno con un cazzo di grissino. Non so che dire ragazzi, quindi io direi di fermarci qui, facciamo solo una partita, spero che vi sia piaciuta. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E poi che dire ragazzi, se volete altri di questi episodi, perché vedo che vi piace tantissimo Call of Duty, ditemelo pure perché li faccio volentieri. E noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga.